questa risposta mi richiama quello che è stato un po' il leitmotiv che ha accompagnato questo percorso e queste interviste con gli architetti già dall'anno scorso, no? Cioè in che misura la progettazione degli hotel stia influenzando e abbia influenzato la progettazione degli ambienti residenziali. Cioè 200 anni fa la locanda, l'hotel doveva essere il più vicino all'abitazione perché il viandante doveva ritrovare il focolare, l'accoglienza, la sensazione di casa. Adesso le cose sono diverse, no? Normalmente se vado in un hotel ho voglia di vivere un'esperienza che non sia prettamente quotidiana, talmente che c'è chi dice che la progettazione, appunto, gli spazi, la differenza dell'utilizzo degli spazi negli hotel, nelle camere, stia influenzando anche la progettazione delle residenze. Cosa ne pensa di questo? Io non sono molto d'accordo su questo, però è una questione chi è nato prima, l'uovo o la gallina, cioè nel senso che noi viviamo un momento di grande evoluzione che si ripercuote sia sulla casa che sull'albergo. Ci sono dei passi che sono contemporanei, non possiamo dire che la casa si rifà all'albergo o l'albergo alla casa. Sicuramente chi viaggia vuole trovare un ambiente accogliente, vuole dormire bene, quindi bisogna fargli il blackout, dargli dei buoni materassi, togliergli tutti i rumori possibili e immaginabili dalla camera e dal corridoio. E quindi sono quelle cose che lui cerca anche nella casa. Soprattutto dobbiamo pensare che chi viaggia per lavoro ha bisogno di riposare bene perché poi deve lavorare, si deve alzare presto, c'è il viaggio. Chi viaggia per, diciamo, per turismo ha altre esigenze, ma il riposo comunque rimane uno dei punti fondamentali. Quindi io non sono d'accordo che l'albergo, l'arredamento dell'albergo costituisca oggi un punto di riferimento per l'arredo della casa. Penso che entrambi dialogano, ci sono degli scambi, io la penso così. Gli hotel che ha progettato in Italia e all'estero normalmente vengono definiti hotel di lusso. Cosa è lusso? Sono bellissimi evidentemente, ma qual è veramente l'hotel di lusso? Questa è una bella domanda. Albergo di lusso, si può fare il lusso in tanti modi, bisogna vedere come lo recepisce poi il cliente. Il cliente quando viaggia e sceglie un albergo per avere il lusso, prima di tutto cerca il servizio. Il servizio è la prima cosa che cerca. Oggi il famoso butler o maggiordomo a disposizione per qualsiasi desiderio è uno dei punti cardine della nuova, diciamo, filosofia e tendenza del lusso. Poi il resto, lo spazio, perché per poter fare il lusso ci sono camere comode, bagni comodi. E poi il lusso ognuno lo vede come vuole, per esempio i russi lo vedono in un modo, no? Gli americani in un altro, noi europei in un altro, però tutti quando magari andiamo in Estremo Oriente li troviamo nella semplicità, no? Una parte importante del lusso, la semplicità colta, perché lì la semplicità deriva da una cultura che sta nei secoli, non la semplicità in minimalismo per il minimalismo, per intenderci. No, trovo perfettamente d'accordo, è vero anche il contrario, che in certi hotel, soprattutto ad esempio negli Emirati Arabi, dove c'è un certo sfoggio, no, di materiali, sono certi hotel dove c'è tutto, non si sono risparmiati niente, però insomma è un concetto che magari crea un po' di disagio. Noi stiamo facendo un albergo, è un'estensione di un albergo, un Meridien negli Emirati, e hanno voluto il lusso, dice noi vogliamo fare il lusso, io ho detto il lusso è superficie, quindi ho chiesto al cliente di darmi una camera di 60 metri quadrati, cioè una camera, gli ho dato le misure,
e loro hanno accettato, e quello già è un buon elemento, una buona partenza per poi fare del lusso. Abbiamo ancora una decina di minuti, parto da una, usciamo un po' fuori dall'hotel, subito intorno. Mr. Ritz, che era un imprenditore alberghiero proprio non dei minori direi, diceva che le condizioni per il successo di un hotel sono tre: location. E se la location non è proprio granché, cosa si fa? Ci sono delle situazioni in cui bisogna inventare, cioè creare la destinazione. Tante volte ci si è riusciti a creare una nuova destinazione, a prescindere dalla location. E naturalmente lì vanno fatti questi studi di mercato e di fattibilità, sulla base dei quali sperimentare nuovi concetti. Per esempio il benessere può essere uno di quegli elementi che possono aiutare moltissimo a risolvere un problema di non location, tra virgolette, quindi creare un'occupazione al cliente. Oggi noi stiamo sperimentando con una compagnia tedesca il benessere è unito a una piccola parte medicale, per cui il cliente va in questo albergo, fa del benessere e allo stesso tempo in una settimana si fa un bel check-up, per cui per un anno si dice che non avrà il tumore, tra virgolette. E c'è un grande interesse su questo tipo di turismo. Questo tipo di turismo non ha bisogno di location fantastica, certo non deve stare a 100 metri dall'autostrada, però non è che diciamo, bisogna stare a Place Vendôme, per intenderci. Sì, no, è un aspetto importante. Allora questa mi introduce a due domande che volevo fare, che faccio unite visto che abbiamo ancora pochi minuti. Quindi l'importanza di avere uno spazio, un'area wellness all'interno di una struttura alberghiera e altrettanto spazio fitness. Anche qui qualcosa sta cambiando, no? Sì, lo spazio fitness è uno spazio che molti alberghi stanno recuperando da spazi magari di risulta. E questo risolve solo in parte il problema, perché anche lo spazio fitness a mio avviso va messo in posti di qualità. Noi per esempio abbiamo fatto lo Star Hotel a Saronno, che è un bellissimo albergo vicino alla stazione, e l'ultimo piano abbiamo messo la piscina apribile e tutto uno spazio fitness e wellness. Quindi progettando non mettiamo in cantina il fitness, per cortesia, perché il cliente si rende conto di non stare in un posto dove sta bene, sta in un posto dove c'era solo quello, abbiamo utilizzato quello. Per il benessere invece, qui il problema è un pochino più delicato, perché per far funzionare un'area wellness bisogna avere dei minimi in termini di metri quadrati, bisogna avere del personale specializzato per farlo, a meno che uno non intenda wellness la classica sauna, bagno turco e cose. E a quel punto però, per poter supportare i costi di servizi di questo genere, bisogna avere gli utenti giusti che possano far lavorare, diciamo, durante l'arco della giornata questi spazi, altrimenti possono essere solo ed esclusivamente degli investimenti che fanno da supporto a un'azione commerciale, insomma, non effettivamente dei servizi che può dare l'albergo. Noi abbiamo fatto molti centri, cioè alberghi con spa, con centri benessere importanti, dai 1000 metri quadrati in su. Abbiamo fatto le Terme di Saturnia, dove ci sono 42 cabine di trattamento, per dire. E stiamo facendo, adesso aperto in Austria, un albergo con 2300 metri quadrati di area wellness. Ma funzionano, perché quella compagnia di gestione ha una clientela che viaggia durante tutto l'anno. Naturalmente è una clientela, diciamo, sopra i 50, che può scegliere quando viaggiare e spendere anche qualche soldino in più,
e che tiene a mantenere il proprio corpo in salute, e quindi quell'albergo diventa una destinazione allo stesso tempo, perché con 14 cabine di trattamento lavorano tutto il giorno, tutto il giorno. Sono progetti diversi, sono delle destinazioni a cui si può affiancare in modo molto interessante uno sviluppo di centro congressuale, perché la parte congressuale va molto bene con il wellness, perché a quel punto l'occupazione non è più singola ma diventa occupazione doppia, marito e moglie, la moglie fa benessere e il marito giustissimo, sì. Giustissimo. Bene, io il tempo a nostra disposizione è finito. Volevo aggiungere una cosa, no? Posso? Allora, io non ho visto se funzionava questa cosa qui. Comunque, queste sono delle immagini che abbiamo un pochino raccolto di una parte dei nostri progetti, che servono solo a comunicare che ogni progetto ha una sua storia, che il nostro approccio è un approccio globale a 360 gradi e che ogni progetto di conseguenza ciò ha una propria anima e una propria identità. I nostri progetti sono quasi tutti diversi uno dall'altro, anche se esiste poi un fil rouge che li unisce. Mi premeva dire questo. No, io avrei tantissime altre domande da fare, perché insomma è un'esperienza, un'occasione importante avere qui l'architetto Bellini. Il tempo però è terminato. Io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio in particolar modo l'architetto. Pronto.